ragazza, stasera vi voglio mostrare come riprodurre il trucco che Rose DeWitt Buchheder, cioè la protagonista del Titanic, ha nel film. L'immagine, vabbè, forse è enorme. Comunque questa è un trucco naturale, molto naturale, con un bel effetto. Io già l'ho fatto quest'occhio, ora faccio uno zoom per vedere. Comunque, semplice, l'ho fatto in pochi minuti. La prima cosa da fare ovviamente è appoggiare una base trucco. Io utilizzo il mio correttore a stick beige, chiarissimo, chiaro, non chiarissimo. E lo stendo bene su tutta la palpebra perché è un trucco che parte dal qua e finisce tutto l'arco da sopraccigliare. Almeno nella parte chiara. In questo modo. Su tutta la palpebra vado ad appoggiare un beige chiaro. Io ho questo qua che non divide. Vabbè, è un beige chiaro. Alla fine mi serve soltanto un attimo per dare alla palpebra lo stesso colorito. Lo prendo con il mio cazzarillo e lo poggio su tutta la palpebra, fino a sotto l'arcata sopraccigliare. In questo modo. Subito dopo, meglio faccio un piccolo zoom. Subito dopo prendo, ho fatto la palettina, no, un pennello, la sfumatura piccolino, lo intingo in un marroncino e lo vado ad appoggiare dentro alla piega dell'occhio, in questo modo. Devi arrivare quasi dal fine occhio fino all'inizio, così. C'è un altro po' di colore. Poi con un pennellino da sfumatura lo andiamo a sfumare bene. Deve essere un effetto naturale, quindi questo marroncino ci serve per dare profondità allo sguardo. Quindi è una cosa molto delicata. Un po' di colore qua mi serve. Ora vado a tirare una linea con l'eyeliner. In fotografia c'è l'eyeliner marrone più o meno. Io non ce l'ho, non mi andava di tirare la linea con l'ombretto, quindi utilizzerò il mio eyeliner nero. Non ridete del fatto che non so tirare la linea di eyeliner, ma aiuto. Io mi definisco un'inceppata dell'eyeliner. Comunque la tiro dall'inizio alla fine dell'occhio senza tirarla su alla fine, perché deve essere, come ho detto prima, un trucco naturale. Poi vado a mettere il mascara. Questo mascara me l'ha regalato la mia amichetta Sara. L'altra volta non l'ho nominata e ci è rimasta male. È un mascara favoloso, ha uno scovolino che è bellissimo. Dopo averlo appoggiato, dopo un po' che si asciuga, non sembra di avere mascara sulle sopracciglia. Non sono unite, non sono, ha un bellissimo effetto naturale. Poi lasciano, cioè allungano tantissimo le ciglia. Cioè io ce le ho bionde e corte e su di me fanno un bellissimo effetto. Poi, altro passaggio. The Rose DeWitt Buchheder è molto chiara. Io non ho usato fondotinta né cipria né niente oggi perché non mi andava. Però un velo di fardo lo voglio appoggiare. Utilizzo sempre il mio mattoncino, ma giusto poco poco per dare colore. In questo modo. Poi, come rossetto, allargare l'immagine,
utilizzerò, ora vi faccio vedere, questo rossetto, dov'è il terzo? 1, 2, 3, rossetto sul rosso, un rosso mattoncino. Prima però faccio tiro la matita di contorno labbra per evitare sbavature. Ho preso questa matita color carne, perché non volevo differenza dal contorno e poi il rossetto che vado ad applicare, anche se poi il matita rossa non ne ho perché non mi piace. Con un pennellino da labbra prendo il colore e lo applico sulle labbra. Come potete vedere, tra il mattone, il rosso e il rosa, molto lucido. Anche se nell'immagine che vi ho mostrato lei ha un rossetto, cioè un colorito abbastanza naturale, quindi il rosso senza lucido, senza niente. Ma ce l'ho anche, ma non mi andava. Ultimo passaggio, le sopracciglia. Visto che le vedo abbastanza morte, ora le passo alle mie, prima con lo spazzolino così, in modo veloce e leggero. Poi utilizzo una lacca, una normale lacca per capelli. Ne spruzzo un po' sul lo spazzolino da denti. Quando è ancora bagnata, vado a laccare le mie ciglia, le sopracciglia, così rimangono ferme. Ecco qua, il trucco è finito, questo è l'effetto finale. Non è ugualissimo all'immagine, ora ve la dimostro. Non so se non riesco a metterle insieme, comunque. È molto similare. Questo trucco lo faccio da un po' di anni e lo miglioro di volta in volta. Io vi saluto, vi mando un grande bacio. Mi devo sbrigare che il mio fidanzato sta alle porte, sta arrivando. Se sa che sto facendo il video, si incazza, ha detto di non fare video così, vi devo di fare tardi. Ma volevo mostrarvi come creo questo trucco. Vi mando un grosso bacio. Ci vediamo nel prossimo video e raga, è in gamba.